Ha chiuso davvero bene Silvio Berlusconi la campagna elettorale per le elezioni in Sardegna, la nostra amata isola italiana. E lo ha fatto nel salotto televisivo di Barbara D'Urso oggi, il leader di Forza Italia. Pensate che avrebbe detto: siamo in un momento molto grave, i grillini sono peggio dei comunisti, sono più pericolosi perché sono degli incompetenti, buoni a nulla, ma capaci di tutto, sono spinti dall'invidia sociale. Vogliono portare via a chi ha più di loro. E poi avrebbe aggiunto: le elezioni in Sardegna confermeranno che il centrodestra è la maggioranza naturale degli italiani. A seguito degli errori dei grillini arriverà una decrescita e questo governo cadrà. Non saranno loro a mollare perché sono innamorati del potere. Saranno le cose che andranno male a costringerli ad andare a casa. Sono quasi sicuro che metteranno una tassa patrimoniale. E poi nel suo discorso Silvio Berlusconi avrebbe concluso e avrebbe detto le seguenti parole: il signor Berlusconi, che ha esperienza da statista, si ricandida in Europa per fermare il pericolo cinese sull'Occidente. Insomma, è apparso ai più e non solo a me come un politico ancora in grande spolvero. Berlusconi, nonostante sia nato nel lontano 1936, nonostante abbia molti anni di età, ma nonostante tutto va avanti e si è fatto notare nel ben impaginato mondo della politica per quello che sa fare, per quello che farà e per quello che riuscirà a compiere su più e più fronti diversi. Grazie per l'ascolto, il video termina qua, fatemi sapere cosa ne pensate, datemi la vostra opinione. Oggi vi ricordo che è il 22 febbraio 2019, domani spegnerò 32 candele, farò 32 anni di età. Grazie a tutti, al prossimo video da Narratore Italiano.